Ciao ragazzi, con questa nuova sanguinolenta sigla lanciata come teaser andiamo a inaugurare questa nuova rubrica, Un crimine al giorno. Ciao dal Teo Crack Apart, ci occuperemo giorno per giorno di piccoli fatterelli che non sono esattamente alla ribalta della cronaca per il true crime, ma sono proprio interessanti perché sono fondamentalmente sconosciuti. Ci saranno delle eccezioni, ma ovviamente andiamo a inaugurare oggi con quello che ho chiamato il pilota dalla doppia personalità. E vi faccio vedere la scheda che ho preparato e che preparerò giorno per giorno per voi, per farci questo piccolo viaggio di qualche minuto ogni giorno nel crimine. Eccoci qua, abbiamo anno, luogo, orario, vittima, una serie di dettagli. Oggi parliamo di una prostituta, Gertrude Yates, che è stata uccisa nell'anno 1922, esattamente questo giorno qui, il 6 marzo. Si tratta di una prostituta uccisa con contusioni e per strangolamento, pensate, a colpi di mattarello e con un asciugamano, una cintura, una vestaglia. Si tratta dell'opera di Ronald True, una persona con uno sdoppiamento di personalità confermato, un ex membro dell'aviazione inglese. Lui effettivamente aveva la sensazione di avere il, diciamo, proverbiale Dr. Jekyll e Mr. Hyde, era assolutamente innamorato di questa donna e tra le 7 e le 9 del 6 marzo 1922 la raggiunse in un sottofondo di Fulham a Londra in uno scantinato e la uccise in maniera violentissima, apparentemente per rapina, ma teoricamente per questo amore inconfessato e insomma che gli faceva svoltare da una personalità all'altra, tant'è vero che appena dopo l'omicidio si mise tranquillamente a pranzare e andò addirittura a teatro alla sera. Venne poi processato e condannato a morte, ma in realtà la sua infermità mentale gli fece ottenere un internamento in manicomio invece della condanna a morte, dunque convertita. E si tratta del primo caso di un crimine al giorno e si tratta di un caso chiuso 6 marzo 1922, il caso del pilota dalla doppia personalità. Andiamo anche in chiusura con la sigla che abbiamo usato come teaser. La prossima volta magari partiamo direttamente a parlare. Grazie per essere stati con me. Un bacio da Il Teo Crack Apart e ci vediamo domani per un altro piccolo crimine interessante.